A due giorni dall'uscita dell'ultimo singolo L'Isola della Marrone, è già uno dei più ascoltati su YouTube. Nella notte dell'ultimo giorno del 2017, la cantante salentina Emma Marrone ha annunciato sui suoi profili social che il suo nuovo album uscirà il 26 gennaio 2018, dunque a circa 2 anni dall'ultimo successo con Adesso. Inoltre, 2 giorni fa abbiamo avuto un antipasto di quello che sarà il nuovo album della Brown, con l'uscita del nuovo singolo L'Isola, una svolta indie pop della salentina, che ha cambiato un po' genere, ma è tornata più esplosiva e sorridente che mai. Ovviamente i fan non vedono l'ora che esca il suo nuovo CD. Il nuovo singolo L'Isola è già di tendenza su YouTube Italia. Come già anticipato, il 5 gennaio 2018 è uscito il nuovo singolo della cantante salentina, estratto dal nuovo album Essere qui in uscita il prossimo 26 gennaio. L'album Essere qui, la cui etichetta è la Universal Music, è stato presentato per la prima volta da Emma in diretta sui social network ed è un album tanto atteso e tanto voluto dalla vincitrice del talent show di Amici. Infatti, la Brown per la realizzazione di questo nuovo progetto ha deciso di investire molto tempo e la maggior parte del suo impegno per realizzare questo nuovo album, di cui appunto L'Isola è il primo singolo, che abbiamo ascoltato. Tornando a parlare dell'Isola, questo brano è una sorta di viaggio musicale, che inizia con atmosfere morbide di carattere nord europeo per poi approdare ai tipici suoni del classico stile postmoderno, per finire poi a tratti con uno stile tra il funk e l'indie. Questo nuovo singolo e il collegato video musicale su YouTube segnano la svolta per la cantante salentina, che con il suo brano è in tendenza su YouTube, posizionandosi all'8ª posizione tra i video più visti. La grande svolta della Brown apostrofo. Il brano è stato scritto da Roberto Angeloni, lo stesso autore di Calore, uno dei primi successi della cantante pugliese, il tastierista dei Planet Funk e da Gigi Canù. Invece, per quanto riguarda tutti gli arrangiamenti musicali, questi sono stati curati personalmente da Emma Marrone in collaborazione con Luca Mattioni. Infine, per quanto riguarda la realizzazione dello spettacolare videoclip dell'Isola, girato tra le strade del quartiere di Manhattan a New York, è stato diretto da Prucnik, però sotto la direzione creativa dell'ex coach barra direttore artistico di Amici e da Paolo Stella. Dunque, un Emma Marrone, che torna più in forma che mai, con una musica molto positiva e sorridente che ci fa quasi sognare, adesso non ci resta che aspettare il 26 gennaio per poter ascoltare gli altri suoi esplosivi brani del nuovo album Essere qui.